Sono stati presentati i piccoli misteri di San Cataldo, l'iniziativa e dell'Associazione Santissima Passione di Cristo, nata nel dicembre dello scorso anno, con lo scopo di collaborare con le già consolidate realtà interessate all'organizzazione dei riti delle manifestazioni pasquali sancataldesi. I gruppi sacri sulla scia dei grandi si candidano ad animare un altro dei momenti della Settimana Santa, sfilando in processione su appositi carrelli e preceduti dal gonvalone con l'emblema dell'associazione che rappresenta i simboli della passione. Il direttivo è composto da Umberto Graglia, vicepresidente, Alessio Di Mino, tesoriere, Vincenzo Ferrara, segretario, e Cristian Mangione, Piero Graglia, componenti, presidente, e Fabrizio Lombardo. I piccoli misteri di San Cataldo sono delle piccolissime bare di statura di 60 centimetri realizzati da un noto scultore leccese e rievocano la passione di Cristo. L'obiettivo è quello di contribuire a contrastare il decadimento culturale e l'affievolirsi della passione, valorizzando e promuovendo un patrimonio materiale e immateriale che merita di essere custodito e trasmesso alle generazioni future. L'idea è nata da un gruppo di amici che hanno voluto arricchire la festa sancataldese per la processione pasquale. Due dei piccoli misteri, Gesù muore in croce e Gesù deposto dalla croce, sono stati realizzati dall'artista locale Maria Lucia Emma, che prosegue la tradizione familiare di scultori sancataldesi e che è già all'opera per realizzare un altro piccolo gruppo, Gesù morto nella sacra urna. I piccoli misteri a San Cataldo ad oggi sono 8, 25 in totale sono, 7 dovranno arrivare a breve e un'altra decina sono commissionati.